Bene, grazie a voi dell'invito. Ho seguito i lavori e devo dire i dati e i numeri che avete fornito sono interessanti e anche allarmanti, perché non è soltanto una questione di risorse, mi permetto di dire, ma in primo luogo di conoscenze. Il fatto stesso che molte di voi che hanno avuto un calvario di patologie considerate diverse rispetto a poi quella definitiva, fa sì che il nostro compito, quello oggi di potervi dare una mano, è ancora più fondamentale. Io diciamo che unisco l'ottimismo di Anna Maria Parente con il realismo di Giulietta Pini, nel senso che noi oggi abbiamo una possibilità immediata, quella di poter introdurre nella legge di bilancio un primo passo che non è la legge completa, ovviamente, perché non si possono far introdurre 14 articoli nella legge di bilancio, ma quantomeno un primo passo. Sapendo quello che poi ha detto, è vero, Giuditta, tutte le volte che noi abbiamo ampliato i LEA, tutte le volte che noi abbiamo fatto degli elementi in avanti per il conoscimento di altre patologie, lei ricordava appunto quella relativa alla battaglia sull'emicrania, ma non solo, poi da lì al risultato definitivo, come dire, i tempi sono lunghi, ma soprattutto quella burocrazia che a voi è sembrata eterna da pazienti, poi rimane uguale anche da legislatori. Quindi insieme possiamo dare una mano, anche perché rispetto a qualche tempo fa, oggi si parla molto di più la vostra patologia, e questo sicuramente merito vostro, delle vostre associazioni, di quello che avete fatto, del fatto che appunto anche personaggi famosi hanno dato la loro testimonianza di quello che è avvenuto come donne e come malate della vostra patologia. E quindi oggi c'è una sensibilità diversa, secondo me, rispetto anche soltanto qualche mese fa, per poter ottenere un risultato concreto. Per questo che vi dico di sfruttare l'apertura di Anna Maria Parente, della senatrice Anna Maria Parente, nel mettere un punto iniziale nella legge di bilancio di questo anno, che appunto parte al Senato, come ha detto la Giulietta Pini, però potremmo fare un'unione di intenti e parlare ovviamente con le nostre colleghe del Senato perché ci diano una mano per fare un passo avanti. Io quindi resto a disposizione di voi tutti e vi ringrazio dell'invito e ovviamente ci aggiorneremo per i vari passi in avanti che verranno fatti da qui alla fine della legislatura. Grazie mille.